eccoci qua finito vedete 22 centimetri di elasticata questo è l'aspetto e ecco qui ho dato per scontato purtroppo ma adesso lo dico eh, si vede dal video però eh, il, si cuce dal dritto e l'elastico della bobina che stava nella bobina sta sotto quindi ecco spero che abbiate capito intuitivamente dal video ok Adesso andiamo a, ad attaccarci qua la striscia B. Eccola qui. Allora, ho notato che tagliando in un verso o dall'altro del cotone mi arricciava diversamente col piedino arricciatore. Cioè, eh, qua mi ha arricciato in questa maniera, ma dopo quando ho girato su quell'altra striscia che è tagliata, diciamo, in dritto filo, mi arricciava molto di più con le stesse impostazioni. Quindi occhio anche a quello. Eh, sì, la ricciatura non, non deve essere molto fitta, vedete? Perché abbiamo solo il 50% in più, non abbiamo mica uh, doppio, ok? Quindi um, potete uh, dividere in metà, segnare le metà, così vi è più facile magari da distribuire. Adesso andiamo a attaccare con gli spilli questa dritto con dritto. Quindi mi sono dimenticata, sì, come ho detto, io ho usato pedino arricciatore se vi mettete a fare con la filza eh, ci mettete una vita anche distribuire tutto quindi io consiglio per questo progetto il pedino arricciatore l'ho trovato per pochissimi soldi su Amazon vi ho fatto un video, c'è nel gruppo dove vi, vi ho messo anche il link dove comprare il piedino costa sui 3-4 euro e, e vi ho anche eh, fatto, dato le istruzioni come, su come usarlo come regolare le tensioni e via dicendo quindi vi, fa, vi metto un link del video che c'è nel gruppo Ecco qua, abbiamo messo spilli dappertutto. Qui non ho stirato dopo, lo faccio, però sarebbe meglio stirarlo prima. Avevo diviso a metà e ho distribuito tutto. Adesso vado a cucire col punto normale 2,5 dritto qui, esattamente nella cucitura della ricciatura. Perché se io cucio direttamente lì, non cioè, elimino il rischio che si veda eh, la cucitura della ricciatura sul dritto. Potete anche cucire un millimetro di qua, ma non di qua, perché di qua non si vede dal dritto. Ok, quindi andiamo avanti così fino alla fine. Dopo che avete finito di cucire, unire i due pezzi, verificate dall'altra parte com'è che non ci siano cose strane, tipo questa. Vedete, ho preso poca stoffa da una parte troppa dall'altra adesso scuccio questo pezzo e rifaccio dopodiché guardate anche dal dritto che non ci siano pieghe strane adesso rifinite questo con la taglia cuccio zig zag o con lo sbieco come volete come avete possibilità e dopo io per esempio dopo andrò a impunturare sul dritto qui vicino, mi piace fermare le cuciture così sono più belle, quindi a 2-3 mm e adesso andiamo ad arricciare e a cucire la balza C Ho finito di cucire la striscia C che si fa allo stessa maniera come la striscia B scusate per la luce però qua c'è adesso buio e io adesso posso filmare quindi potete pazienza eh, vedete, quando dico controllate, intendo questo. Vedete questo schifo qua? Bisogna scucirlo e ricucire. Ok, cucito, quindi cucire, controllare che tutto vada bene e poi rifinire e eventualmente fare la ribattitura Io devo ancora fare, però le farò. Poi l'orlo ci rimane, l'orlo arrotolato. Rifinite tutto attorno con la taglia cuci se ce l'avete o se no eh, a piedino fate una cucitura tutta attorno. Questa cucitura vi eh, serve da guida perché dopo andiamo a piegare una volta e poi un'altra su se stesso. Ecco, con una mano impossibile e la poniamo a cucire. Vi, faccio, vi metto il link del, del tutorial dell'orlo arrotolato che avete nel gruppo uh, Facebook e con questo uh, il nostro vestito è finito e adesso basta solo indossarlo. Grazie di aver guardato un altro video. Spero vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti e fatemi vedere le foto dei vostri vestiti.